Si terrà domani in Consiglio regionale la discussione sulla variante Alpit riguardante la pista dell'aeroporto di Firenze. Intanto sulle dichiarazioni di voto si sono espressi i consiglieri provenienti dall'area pratese. Domani a quelle migliaia di abitanti saranno lì, avranno a 60 metri probabilmente 5-6-10% dei voli che passeranno sulla casa. Chi ti rende giustizia poi dell'investimento che hanno fatto che non vale più nulla? O si può ricavare un'altra parte di un'altra borsa come è successo 20 anni fa? Questo è il punto. Voterò a favore di questa variante perché con forza dice la pista deve essere 2000 metri. E su 2000 metri abbiamo trovato una sorta di compromesso tra lo sviluppo, la tutela dell'ambiente, la tutela della salute e la tutela dei cittadini. La variante non merita di essere approvata e non può essere approvata perché è l'insieme di indicazioni contraddittorie, i nodi fondamentali non vengono risolti, si pretende di fare insieme un parco agricolo della Piana e un aeroporto. Non si farà magari né questo né quello, certamente si creeranno nuovi vincoli che graveranno e creeranno ulteriori ostacoli allo sviluppo economico della Piana tra Firenze e Prato. Mentre i consiglieri regionali discutevano di altre questioni in attesa di parlare della variante Alpit nella seduta di mercoledì, fuori dal Consiglio regionale i comitati contro la variante hanno protestato. Prato ha sempre espresso, il Partito Democratico in particolare, ma poi anche le altre forze, contrarietà a questa infrastruttura che è impattante e devastante per la Piana e anche per Prato. Fin dal 2011 il Partito Democratico ha espresso con un documento ufficiale della direzione, fin dal febbraio 2011 della direzione, la sua contrarietà e ha continuato con coerenza. In Consiglio Comunale, lo scorso Consiglio di giovedì, abbiamo approvato tutte le forze, all'unanimità tutte le forze politiche, un ordine del giorno contrario e il Biffoni, il sindaco, lo ha portato la sera stessa alla riunione che era in programma con Rossi e con gli altri sindaci della Piana e ha manifestato le sue perplessità e le sue contrarietà. La cultura italiana a sostegno delle imprese. E questo è il tema della tavola rotonda Vivere Italiano, la lingua e la cultura a sostegno della piccola e media impresa. Organizzata a Firenze dalla società Dante Alighieri, la Camera di Commercio di Grosseto, l'Associazione Slancio Italiano e l'Università di Firenze. Una riflessione a tutto tondo sul ruolo che il patrimonio culturale italiano può avere nel rilancio dell'economia del paese, in particolare nel sostegno agli imprenditori. Già oggi con questi limiti la cultura e l'impresa culturale rappresenta quasi il 6% del PIL e dà oltre 1.300.000 posti di lavoro. Io credo che se si superassero delle barriere culturali, scusatemi il gioco di parole, anche politiche, che hanno tenuto distante il mondo dell'impresa e il mondo della cultura, questo paese potrebbe raggiungere numeri ben diversi. Ripartire dalla valorizzazione della cultura e dunque dalla lingua italiana, una lingua che porta con sé il fascino dell'italianità, dei prodotti del Made in Italy, dell'eccellenza del nostro mercato. Sicuramente è un binomio che funziona, funziona non per i grandi numeri, non siamo una lingua veicolare come lo spagnolo, l'arabo, il cinese o l'inglese, ma siamo sicuramente una lingua che ha conquistato il quarto posto del mondo e questo non è cosa da poco. Da un punto di vista generale certamente l'artigianato, le piccole imprese sono in sofferenza, però sono anche molto elastiche, sono quelle che reagiscono meglio anche economicamente parlando rispetto alle grandi imprese. Certamente bisogna sottolineare un punto, cioè che tutti noi quando mangiamo, quando ci vestiamo, quando arrediamo la casa dovremmo pensare un po' di più ai prodotti italiani. E allora cultura, prodotti e lingua italiana sono legati da un unico filo e vanno a comporre un brand che rappresenta il paese. Dietro ad ogni singolo prodotto esportato c'è un po' d'Italia, così come dietro i prodotti agricoli la cui qualità è riconosciuta a livello internazionale. È anche un'occasione per dire che l'alleanza tra la piccola e media impresa e la cultura, la promozione culturale, rappresenta oggi uno degli elementi più significativi per riprendere un'attività come quella agricola che certamente, come molte altre, attraversa una fase molto complessa sui mercati. Nel mondo le nostre produzioni sono molto apprezzate. We'll be right back.